Buongiorno, benvenuti a questa zuppa di porro, oggi un po' troppo mattutina mi rendo conto, ma poi dopo sono in aereo e rischio di non farla. Oggi sui giornali ci sono una serie di cose molto divertenti e non potevamo fare a meno, non si poteva fare a meno di parlarne con voi. Condividete questa zuppa se vi piace, mi raccomando che è l'unico strumento su Facebook per avere più diffusione senza pagare l'algoritmo. Allora, oggi sui giornali la cosa che fa più scalpore, cioè sono varie cose che fanno più scalpore, ma una delle cose che fa più scalpore è che Alfano e Pisapia non si candidano più. Pisapia non fa più l'alleanza con Renzi e Alfano non si candida più, lo ha confessato ieri sera da Bruno Vespa. Allora, io dico, abbiamo fatto pagine su questo campo progressista, già un nome incredibile, cioè il campo di persone che avrebbe dovuto appoggiare Pisapia, al quale tentennava tra Renzi e Grasso. Ragazzi, non vi addormentate, nonostante siano le 8:30 della mattina, questa roba qua interessa una popolazione elettorale pari a zero, ma l'establishment dei nostri giornalisti, l'establishment del paese, il palazzo invece a questa cosa qua è affascinato. Ci sarà o non ci sarà Pisapia? Sapete quanto cambia in termini elettorali Pisapia per Renzi? Zero! 0,0. Eppure si fa discussioni sul significato per il quale Pisapia non si candida con Renzi. Si dice perché Renzi non vuol fare lo ius soli. Ma allora mi chiedo, Pisapia non si candida con Renzi perché Renzi non vuol fare lo ius soli e Alfano, che è contro lo ius soli ed è attuale alleato di Renzi, non si candida perché il poltronista, come lo definisce oggi Repubblica, o in maniera un pochino più invece generosa, l'uomo che comunque è sempre stato leale, come lo definisce Verderami sul Corriere della Sera. Insomma, i giornali si interrogano sulla storia di questi due leader politici, e sono due leader politici che alla fine fottono zero dal punto di vista elettorale. Direi che su questo possiamo anche finire di parlare, perché ce ne frega poco e niente. Sulla questione di Trump invece vogliate avere un po' di pazienza, perché tutti quanti abbiamo letto ieri sui giornali che Trump ha fatto una mossa incredibile nel riconoscere di fatto Gerusalemme la capitale dello Stato israeliano, cosa che lo Stato israeliano già riconosce perché per lei la capitale è Gerusalemme, e nel fare questo è successo un casino, tutti quanti contro Trump. Ha appena fatto una riforma fiscale della Madonna, ma tutti se la sono dimenticata perché vogliamo parlare di Gerusalemme. E facciamolo non con le fake news dei giornali, ma basta leggere alcuni articoli, non c'è bisogno di leggere i titoli, perché chi va a leggersi le cose su Trump? Dice Trump è un cretino, è una maschera, oggi sono le interviste che dicono è un buffone, insomma le solite cose che voi leggete su Trump. Oggi io metto in fila alcune cose che leggo sul Corriere della Sera. Lasciate perdere poi uno straordinario pezzo di Maurizio Molinari, fondo oggi della Stampa, che spiega veramente cosa vuol dire la mossa di Trump. Primo aspetto, il fatto che Gerusalemme sia capitale di Israele è stato riconosciuto dal Congresso americano nel 1995, regnante Bill Clinton. Quindi non è che si sveglia una mattina sto biondo pazzo e decise che è capitale di Israele Gerusalemme, perché si è svegliato male e perché c'ha il nuoro, il genero, come cavolo si chiama ebreo. No, è dal Congresso americano del 95 che questa cosa l'ha decisa. Seconda cosa, l'ha detto in campagna elettorale. Mi spiace cari amici, ma il punto fondamentale è che in America Trump è stato eletto e le cose che ha detto in campagna elettorale le fa. Lo capisco che non si è abituati nei giornali italiani a vedere che un politico faccia quello che dice in campagna elettorale, ma l'ha detta in campagna elettorale. Terza cosa, il premier israeliano Netanyahu è felicissimo, non vi piacerà, sarà di destra, quello che cacchio volete, ma il premier israeliano non si è arrabbiato, non ha detto come ti permetti, ha detto finalmente gli Stati Uniti riconoscono Gerusalemme come capitale. Quarto aspetto, nel lungo discorso, lo rileva Molinari ma anche Cremanesi, che ha fatto Trump ha detto che Gerusalemme è capitale di Israele, ma non dice che non possa essere altrettanto per esempio della Palestina o non sia una capitale di tutte le religioni, anzi dice lasciamo le parti fare il loro accordo.
concludo, perché sennò veramente vi suicidate in prima mattina su questa palla tra Alfano, Pisapia e Gerusalemme, probabilmente l'attenzione, la solita attenzione è pari a zero. Vi dico, state attenti, perché oggi la persona fondamentale dell'Europa, l'inutile Mogherini, la grande scelta di Renzi, cioè ha preso l'unico posto inutile che c'era in Europa, e cioè quello della Mogherini, che conta quanto conto io nella riunione di condominio vostra. Bene, cosa dice? È gravemente preoccupante. La Mogherini dice che è gravemente preoccupante. La paghiamo, perché la Mogherini si faccia i suoi vaggetti in Iran con il suo velo e dica sta minchiata è gravemente preoccupante. Adesso lo dice la Mogherini, stiamo a posto. Sulle banche, cioè l'asilo Mariuccia, che è nella commissione bancaria, che è gestito per mancanza di altri personaggi autorevoli da Pier Ferdinando Casini, e l'asilo Mariuccia nelle ultime settimane che cosa ha fatto? L'unica cosa che ha fatto nelle ultime settimane è discutere chi convocare. Cioè, questi fanno una commissione sulle banche, che peraltro è inutile perché sta finendo, che non avrà nessun potere sanzionatorio, che non ci restituirà un'Italia distrutta da quattro scemi che hanno gestito male le banche e da alcune norme incredibili. Bene, la commissione delle banche, sapete di che cosa ha discusso nelle ultime settimane? Chi convocare o non convocare? L'asilo Mariuccia, in confronto alla commissione presieduta da Casini, è un luogo di altissima ed elevato dibattito culturale. Stanno litigando se convocare o no il presidente di Unicredit, perché avrebbe parlato con la Boschi e gli avrebbe detto la Boschi al presidente di Unicredit di salvare Etruria, nella quale Etruria c'era il papà della Boschi, che oggi, secondo la verità, cosa che mi sembra un po' inverosimile, avrebbe un fondo in qualche maniera di 8 miliardi gestito in Honduras. Mi sembra una fake news, ma lasciamo perdere, lo stesso Verità non ci crede molto. L'asilo Mariuccia della commissione delle banche è quella che dovremmo noi, a cui noi dovremmo affidarci per avere della verità, e questi litigano su chi convocare in commissione. A me mi viene da ridere. Orfini ha detto se convocate Ghizzoni, cos'è che ha detto? Pressing di Orfini per allargare le convocazioni. Ancora non ho avuto purtroppo una convocazione anch'io, perché sarebbe stato interessante. Ultime notizie che vi voglio dare. Oggi abbiamo in commissione trasporti, che non è la commissione sulle banche ma che ha molto da fare, previsto una legge per la quale c'è l'obbligo dei sensori sui passeggini dei bambini che stanno dietro. Io ho dei figli e so che ci sono dei passeggini obbligatori per legge, ci sono i sensori, ma sapete che servono i sensori? Perché se il papà esce dalla macchina e si dimentica in macchina, suonano l'allarme. Questa è la differenza tra un liberale e un comunista e un socialista e lo Stato italiano burocratico di merda. Bene, siccome questo nasce da un papà a cui è morto un bambino, un dramma, perché l'ha lasciato in macchina sotto il sole per 8 ore, si fa una legge nazionale per la quale tutti noi dovremo pagare un po' di più di questi passeggini, perché ci sia questo obbligatoriamente questo sensore. Voi pensate che sia questo il compito dello Stato? Voi non pensate che sia una premura del singolo occuparsi dei propri figli? Non pensate che sia una premura del singolo, se è distratto, di mettere il passeggino col sensore, cosa che esiste sul mercato? Non pensate che lo Stato abbia altre cose di cui occuparsi, se non un obbligo dietro l'altro, anche in virtù di una tragedia che c'è stata, drammatica? Fra un po', sapete che cosa obbligherà lo Stato, oltre a mettere il sensore sul passeggino? Mettermi un sensore qua, perché se mangio troppe Fiesta ti tenta, oppure se mangio troppa Nutella, o se bevo troppo alcol, o se fumo troppo sigari, mi faccia zzz, stai bevendo troppo, stai prendendo troppe fette biscottate con la Nutella. Ma siamo impazziti? Ma il sensore sui passeggini, ma questo sarà un problema di quattro deficienti che lasciano i loro figli e diventa una regola nazionale? Chi sa di essere distratto, e io sono distratto, deve mettersi, come si faceva un tempo, forse il nodo al fazzoletto. Ruffini oggi, il capo di Equitalia, potrebbe dare una notizia incredibilmente buona, e cioè, sapete qual è? Che noi partite IVA avremo il modello della partita IVA precompilato. Sapete cos'è questo? Fake news. Non è vero, non è possibile, perché vedete, in Italia non riusciamo a fare la fattura elettronica, cioè io quando faccio le mie fatture devo compilare la fattura e la mando al
alla persona che mi pagherà, sì, mi auguro. Poi se mi paga o non mi paga è un altro concetto, e poi ci sono le fatture pro forma, e poi io ovviamente mi posso detrarre delle cose dal monte, diciamo, ricavi che ho fatto. Ruffini, che ha fatto anche il commercialista dello studio Fantozzi, dice cose a cui crede o slogan. Peraltro oggi sul Sole 24 Ore mi riconosco, cara Anna Cimino, in quello che dici tu, riconosco in quello che invece è il vero fisco italiano. Cioè, aveva detto che gli studi di settore non ci sarebbero più stati, attenzione perché potrebbe peggiorare la situazione, lo dico ai miei amici artigiani e commercianti, che senza studi di settori il rischio è superiore, ma comunque dovevano cancellare gli studi di settori, e ovviamente c'è una norma che li proroga ancora di un anno, perché gli indicatori, come vengono chiamati, di affidabilità fiscale non ci sono. L'ultima notizia riguarda Repubblica: 12 cretini incappucciati in Italia. Tra l'altro, incappucciati non si può girare, siano fascisti, siano comunisti, siano contestatori, non si gira. Cioè, un poliziotto quando vede uno con la maschera bianca o col casco lo deve fermare, è ovvio, no? Comunque, 12 cretini di Forza Nuova manifestano davanti a Repubblica perché lo Ius Soli e tutte queste robe su cui loro dicono che Repubblica ha fatto delle battaglie di inciviltà. Ovviamente Repubblica è come quei giocatori che cercano il calcio di rigore. Quando vedono 12 fascistelli con la maschera, col volto coperto, beh, oggi c'è una specie di incredibile penana, mentre, insomma, ad Augias c'è un lettore che mentre i fascisti montano come la panna. I fascisti non montano come la panna. Io penso che il problema dell'ordine pubblico e delle persone che hanno il volto coperto e la testa coperta riguarda molto più contestatori di sinistra e centri sociali che 12 fascisti che vanno sotto Repubblica. Questo non toglie che quelli sono dei cretini come gli altri, anzi forse i cretinetti di Forza Nuova fanno meno danni di quanto facciano per le nostre strade i cretinetti no global e centri sociali e black bloc, brava Emanuela, che le distruggono. Questo non toglie che, voglio dire, non solidarietà, perché non è successo nulla, ma che quelle manifestazioni sotto Repubblica di questi mascherati mi sembrano, oltre che una pagliacciata, una roba indecorosa. Bene, direi che vi do appuntamento questa sera alle 19 come sempre con Matrix 105, e per ora Matrix televisivo è concluso fino al 9 gennaio, quando ritorneremo. Non mi farò sentire con questa zuppa ogni mattina, e condividetela sul social network, che è l'unico strumento che abbiamo per allargare la base, posto che, come vi ho detto, qua non si paga una lira a nessuno. Ciao!